bimbo sordomuto esce di casa e si perde. Protagonista un bambino di soli 5 anni che ha vagato nella zona tra via Roma e la stazione ferroviaria. I vigilantes di un centro commerciale e i poliziotti lo hanno notato e recuperato, restituendolo ai genitori disperati. Lite in strada, spunta una pistola. Un 62enne piacentino l'ha puntata contro un altro automobilista durante un diverbio per motivi di viabilità. Rintracciato dalla polizia e denunciato, si trattava di un'arma giocattolo. Bitumificio avanti, urla e fischi. Confronto ieri sera con i cittadini in palestra Gossolengo. Il comitato No al bitume è insorto. Piacenza arriva Galuppini. Dopo Mininkleri, centrocampista per il quale si è chiusa ieri sera la trattativa con il Siena, oggi la firma di Francesco Galuppini, attaccante ex Lumezzane, Real Vicenza e Feralpi Salò.